Bentrovati a Notizie di Prato TG. È stata trovata morta nei bagni della ditta in cui lavorava dai colleghi che non la vedevano tornare. È successo questa mattina in un'azienda tessile a Usella nel comune di Cantagallo. La donna è un'impiegata di 67 anni. Sono intervenuti l'elicottero Pegaso e un'ambulanza della Misericordia di Vaiano. Nonostante le lunghe operazioni di rianimazione, per la donna non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri di Vernio. Secondo una prima ricostruzione, la donna si è accasciata nella toilette dell'azienda e non è riuscita a chiamare aiuto. Da giorni accusava dolori al petto, esclusa alcuna responsabilità dell'azienda o cause legate al lavoro. La salma è libera. Parliamo di economia, in particolare di economia che parla straniero. Oggi la Camera di Commercio ha diffuso i dati sulla presenza straniera nel mondo imprenditoriale pratese e i dati ci confermano che la vivacità è alta, continuano a crescere le imprese straniere, soprattutto quelle cinesi che oltre al campo moda e tessile cominciano a diversificare gli investimenti. Il punto nel servizio. Seppur a velocità più contenuta del passato, il numero di imprese straniere iscritte alla Camera di Commercio di Prato continua a crescere, quasi compensa la scarsa vivacità italiana. Le imprese straniere rappresentano circa un terzo del totale di quelle attive in provincia e sono oltre la metà delle iscrizioni annuali, dati che confermano il primato nazionale di Prato in fatto di peso dell'imprenditoria straniera, con cifre triple rispetto alla media e doppie rispetto al secondo e al terzo in classifica. L'analisi dei dati statistici è stata fatta stamani alla Camera di Commercio di Prato dal responsabile dell'ufficio studi Dario Caserta e dal presidente Luca Giusti. Comprendendo la titolarità mista, fenomeno in aumento sia con altri stranieri che con gli italiani, tra il 2018 e il 2017 l'aumento delle iscrizioni straniere è stato del 2,2% per un totale di 9.253 imprese. La parte del leone ovviamente spetta ai cinesi che con il 2,4% sfondano quota 6.026 unità. La crescita è rallentata, ma visti gli altissimi numeri assoluti, ciò è da ricondurre a questioni soprattutto fisiologiche. All'interno del mondo orientale sono in atto diversi cambiamenti. Con ancora più forza rispetto al passato, un processo di diversificazione dal punto di vista delle attività produttive interno alla comunità cinese. Lo zoccolo duro e noto è quello legato al manifatturiero, le confezioni sono quasi 4.000, 3.780, c'è molte attività nel tessile, però se io vado a vedere i tassi di crescita più recenti negli altri settori, ho una crescita che è molto più significativa in attività che sono invece più legate ai servizi, alla ricreazione, all'immobiliare in parte. Uno sguardo alle altre etnie. La crescita non cinese è trainata dalle imprese pakistane, più 9%, che prediligono commercio al dettaglio, ristorazione e costruzioni, e dalle imprese albanesi, più 3,4%, che registrano una considerevole presenza di aziende a conduzione mista. I numeri assoluti sono comunque contenuti e lontani da quelli cinesi. Non possiamo più ignorare questo aspetto, dobbiamo essere consapevoli che è un fenomeno che sicuramente negli anni a venire troverà ancora maggiore l'espansione e quindi ci troveremo ad analizzare numeri ancora diversi nel giro di pochi anni. Contro il provvedimento firmato dal questore di Prato Alessio Cesareo lo scorso maggio, che ordina di non fare ritorno in città per un anno senza preventiva autorizzazione, i rappresentanti territoriali di Siccobas, Luca Toscano e Sara Caudiero, hanno presentato ricorso al TAR. Il foglio di via, datato 3 maggio ma notificato ai due sindacalisti il 27 maggio, è stato emesso sulla base delle notizie arrivate al questore dalla sezione anticrimine sulle proteste, i picchetti e le manifestazioni organizzate da Toscano e Caudiero davanti a ditte gestite da cinesi e al panificio toscano, e ai giudici del TAR Toscano e Caudiero chiedono di annullare il provvedimento del questore Cesareo che prevede una comunicazione alla questura della loro presenza a Prato per motivi sindacali, specificando luoghi e fasce orarie. La questione sarà trattata dal Tribunale nei prossimi giorni. Passiamo alla cronaca. Blitz in un compro oro sequestrato, 1,5 chili di gioielli e il titolare è stato denunciato. Ci spiega tutto Nadia Tarantino.
collanine, spille, orecchini, anelli, bracciali, orologi, complessivamente quasi un chilo di oro e più di mezzo chilo d'argento, è quanto ha sequestrato la polizia in un compro oro gestito da un italiano di 60 anni nella zona di Chinatown. Gli oggetti non sono risultati tracciati nei registri amministrativi e questo fa pensare a una provenienza illecita. Durante il controllo il titolare del compro oro è apparso subito preoccupato e ha tentato di nascondere in una tasca dei pantaloni una collanina d'oro e una fede nuziale. Interrogato sulla circostanza, l'uomo ha detto che i due oggetti erano di sua proprietà, ma è stato tradito dai nomi e dalla data di matrimonio incisi sull'anello. Sono in corso ulteriori indagini e altri accertamenti finalizzati a emettere un provvedimento di sospensione dell'attività. Il controllo fa parte di un'attività più ampia organizzata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale contro i furti in abitazione che destano particolare preoccupazione nei cittadini. Insieme alla Polizia hanno lavorato Carabinieri e Guardia di Finanza che in diverse regioni d'Italia si sono uniti in una giornata dedicata alla lotta ai furti in appartamento, l'Action Day. Più di 5.000 le divise in campo. In tutto i controlli hanno portato a 13 arresti per furto, a 56 denunce per furto e ricettazione e al sequestro di quasi 80.000 euro perché ritenuti provento di furto. Particolare attenzione è stata riservata ai compro oro in quanto possibili luoghi di ricettazione di proventi di furto in abitazioni e di furti in genere. Duro colpo alla mafia nigeriana che opera in Italia. Decine di nigeriani arrestati nell'ambito di due operazioni connesse portate avanti dalla polizia di Torino e da quella di Bologna. 40 le persone colpite dal provvedimento di custodia cautelare in carcere. Gli arresti sono stati eseguiti in molte zone del nord e del centro Italia. Uno dei nigeriani finiti nella rete è stato arrestato a Prato dagli agenti della squadra mobile. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Torino e di Bologna contesta l'associazione mafiosa. Il sodalizio criminale si sarebbe spartito una grossa fetta del mercato della droga e della prostituzione in Piemonte e in Emilia-Romagna. Arrestato in via Bonicoli mentre nascondeva un pacchetto di sigarette pieno di dosi di eroina sotto una pietra disconnessa del marciapiede. L'uomo, un nigeriano di 29 anni, accusato di detenzione, fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri della tenenza di Montemurlo lo hanno fermato attorno alle 12.30 di ieri. All'interno del pacchetto di sigarette sono state trovate 10 dosi di eroina per un peso complessivo di circa 7 grammi. E ora parliamo del carcere di Prato perché sono stati annunciati 10 nuovi agenti in arrivo per rafforzare l'organico. Secondo CGL però si tratta di semplici sostituzioni che non sono nulla rispetto ai problemi di questa struttura. Sentiamo Nadia Tarantino. Sono 12 su 40 previsti in pianta organica gli ispettori in servizio al carcere della Dogaia e il divario è ancora più ampio per i sovrintendenti che su 58 che dovrebbero essere sono appena 10 e tra questi ce ne sono 4 prossimi al trasferimento. Mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Patrizio Vattoni, annuncia l'arrivo di 10 nuovi agenti e dice che entro agosto saranno soddisfatte le nuove assegnazioni previste per il territorio pratese, i delegati Funzione Pubblica CGL Polizia Penitenziaria, Donato Nolè e Giulio Riccio mettono in fila i numeri per smontare i toni trionfalistici della politica. I 10 nuovi ingressi, dicono, basteranno sì e no a compensare le partenze. Piuttosto, la Lega ci spieghi perché in molte carceri del Sud sono stati assegnati ispettori e sovrintendenti in sovrannumero, mentre qui abbiamo carenze di oltre l'80%. Chiediamo alla leghista Ovattoni di informarsi e farci avere una risposta, possibilmente anche sul motivo per il quale al carcere di Sollicciano è in servizio il doppio degli agenti presenti a Prato, a fronte di una popolazione carceraria più o meno sovrapponibile. Al carcere della Dogaia manca l'anello di congiunzione tra gli agenti e la direzione. Ispettori e sovrintendenti, spiegano Nolè e Riccio, sono figure fondamentali per la gestione dei detenuti, un riferimento importantissimo tra il ruolo base e quello di vertice. Manca anche il 50% di funzionari e questo non significa che se la pianta organica è carente si fanno meno cose o non si fanno addirittura, significa semplicemente che se ne occupa chi c'è. Sono 1.162 gli agenti pronti a entrare in servizio in tutta Italia, neoagenti per la precisione, che hanno finito il corso nelle scuole e che hanno ottenuto una destinazione di lavoro dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ricordiamoci che se a Prato, come in altre realtà, il numero degli agenti in servizio è all'incirca corrispondente a quello previsto dalla pianta organica, spiegano i delegati CGL, è solo perché la legge Madia ha tagliato il personale del 20%, ed ecco che molte situazioni
situazioni sono state pareggiate, anche se non del tutto. In ogni caso, per la situazione della casa circondariale di Prato, l'arrivo di 10 nuovi agenti è nulla se poi mancano le figure superiori, ed è anche meno di nulla se non si aggiunge, ma ci si limita a sostituire, e forse nemmeno tutti, gli agenti che stanno per lasciare la Dogaia destinati ad altri penitenziari. Un italiano è stato denunciato dalla polizia provinciale per aver impiantato su un terreno agricolo a Casale un'attività di smaltimento e stoccaggio di veicoli a motore senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge. L'uomo è stato fermato e controllato. Gli agenti hanno trovato in particolare un motore di grosse dimensioni, due radiatori, un volante con relativi pezzi di sterzo, ammortizzatori e altri componenti con ancora tracce di olio. Parliamo di cultura, cambiamo decisamente argomento perché domani sera a Corte Genova ci sarà un'intera notte dedicata ai diritti degli omosessuali, una mostra fotografica ma non solo, il progetto si chiama Where Love is Illegal. Sentiamo. Domani sera a Corte Genova si apre il progetto Where Love is Illegal. Dalle 19 per un'intera notte sarà possibile ammirare la mostra fotografica ideata dall'Associazione Culturale 16 presentata nei giorni scorsi in Palazzo Comunale. Quest'anno il tema scelto riguarda i diritti degli omosessuali. E questa è la seconda edizione del nostro format Ultra, che lo scorso anno era dedicato a cronache inaudite. Quest'anno invece abbiamo deciso di dedicarla a un tema più sociale. Ci sembrava giunto il momento di dedicare una nottata alla fotografia e anche in particolare a quelli che sono i diritti civili e in particolare i diritti LGBT. Lo faremo attraverso un progetto di un fotografo neozelandese, Robin Hammond, dal titolo Where Love is Illegal, che dà un po' anche il nome alla nostra iniziativa. La notte sarà animata anche da eventi collaterali come proiezioni, interventi musicali e talk, visibili fino al 28 luglio su prenotazione. È un tema che ci sta molto a cuore, noi come amministrazione comunale siamo impegnati quotidianamente per garantire i diritti civili nella nostra città, per garantire i diritti civili attraverso la normativa, ma anche per promuovere una cultura del rispetto dei diritti di tutte le persone, quindi consideriamo questo festival e questo appuntamento un appuntamento centrale del nostro cartellone. Ed è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata.